chiedono, hai finito il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Trascorsero solo due giorni dalla sua ultima interpretazione, quando un incidente stradale mise fine alla sua giovane vita. Sulla via Nomentana a Roma, il 2 giugno, a Rino strozzarono in gola la sua ultima nota. Aveva 30 anni. Vi ricordate quando vi avevo detto di prendere nota riguardo ad una sua canzone e precisamente la ballata di Renzo? Questa canzone è stata scritta da Rino ben 10 anni prima del tragico incidente. Leggendo il testo si rimane esterrefatti, allibiti, creando una sorta di inquietudine. La canzone parlava di un certo Renzo, un giovane ragazzo che aveva perso la vita in tragico incidente automobilistico, molto simile a quello che capitò a Rino. Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada, quando un'auto veloce lo investì. Quell'uomo lo aiutò e Renzo allora partì per un ospedale che lo curasse per guarir. La strada molto lunga s'andò al San Camillo e lì non lo vollero per l'orario. Con l'alba le prime luci s'andò al policlinico, ma lo respinsero perché mancava il vice capo. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, sappiamo che Gaetano nei suoi testi denunciava, pur con ironia, gli abusi verso i deboli, i problemi che la povera gente doveva sopportare giornalmente. Nella ballata di Renzo, sul banco degli accusati, c'era la mala sanità. Frasi che puntavano il dito contro l'organizzazione ospedaliera, carenza di posti di letto, attrezzature non idonee per curare i pazienti anche gravi. Logicamente una canzone di questo tipo doveva dare un messaggio forte e deciso. Il contenuto era forse un po' estremizzato, ma sicuramente non falso, non inventato. L'urto dell'auto condotta da Gaetano contro un tir fu violento. Il mezzo andò distrutto. Il parabrezza fu sfondato dalla violenta testata che Rino dette. Il petto subì un grave trauma per aver colpito fortemente il volante e il cruscotto. L'autopsia constatò un probabile collasso del cantante prima dell'impatto con il tir che lo portò a perdere il controllo della sua vettura. E le prime dichiarazioni del camionista
sembra coincidessero con la diagnosi. Ho visto che si accasciava sul lato come se fosse sopraggiunto un malore. Poi invase la mia corsia e l'impatto fu terribile. I soccorsi portarono Rino all'Umberto I, dove vennero fatti i primi accertamenti. Ma quando constatarono l'urgenza di fare un intervento specifico, dovettero arrendersi, perché la loro sala operatoria non era attrezzata per la craniolesi. Fu cercato un ospedale idoneo, ma le risposte del San Giovanni, del San Camillo, così come il CTO della Garbatella, il San Filippo Neri, suonarono come una condanna a morte. Nessuno aveva posto, ma non si trattava di un ricovero. C'era l'urgenza di un intervento chirurgico al cranio. Solo il Policlinico Gemelli era in grado di ospitarlo, ma ormai era troppo tardi. Alle prime luci dell'alba, la dissolvenza in uscita sfumava la sua ultima canzone. La strada era buia. S'andò a San Camillo e lì non l'accettarono, forse per l'orario. Si pregò tutti i santi, ma s'andò a San Giovanni e lì non lo vollero per lo sciopero. Queste erano alcune strofe del testo, certamente, come detto prima, col concetto un po' estremizzato, diciamo per esigenze del messaggio che il testo voleva esternare, ma che ricalcavano maledettamente quello che sarebbe accaduto 10 anni dopo. Potete immaginare le discussioni, le contestazioni che si sollevarono quando la gente venne a sapere che era successo a Gaetano. Sappiamo tutti come fanno presto a nascere leggende metropolitane. Così fu un attimo che il testo della canzone venisse etichettato come una previsione sulla sua futura morte. Intervenne la sorella a sfatare almeno in parte queste leggende popolari, dicendo che non era vero che suo fratello non fosse stato accettato, ma che nessun ospedale era attrezzato per quel tipo di intervento. Non c'era assolutamente accostamento con il testo della canzone riguardante un eventuale sciopero o quant'altro, anche perché anche in caso di sciopero le urgenze venivano assicurate. La gravità è che a Roma, capitale d'Italia, nessuno degli ospedali importanti era attrezzato a dovere. Ecco qual era la gravità. La morte di un personaggio famoso avvenuto non per cause naturali, dà quasi sempre adito a supposizioni misteriose dove la politica, il potere, il denaro sono i protagonisti. E anche il decesso di Rino Gaetano non è stato da meno. Un avvocato penalista, del quale non faccio il nome, scrisse 3 libri sul cantautore, il cui contenuto non lasciava dubbi su quanto lui pensava fosse successo a Rino. Sono 3 volumi che sembra che contengano la vita, l'accostamento alla politica che hanno accompagnato Gaetano nel suo breve ma intenso percorso. Sembrerebbe dalle notizie trovate sul web che l'avvocato fosse certo che il cantautore avesse avuto amici importanti che operavano in un mondo altrettanto importante e che proprio queste amicizie avevano prodotto i testi delle sue canzoni accusatorie a certi sistemi governativi italiani e stranieri. Ma non essendoci al momento prove certe di quanto dichiarato dal suddetto avvocato, non vado oltre e mi fermo qui. La cosa certa è che quella chiesa che avrebbe dovuto essere teatro di festa, perché era lì che Rino voleva condurre all'altare la sua amata Amelia,
fu invece testimone della sua giovane dipartita, dato che l'elenco delle iniziative per ricordare Rino sono un numero impressionante, elenco solo alcune pillole riguardo ai tributi con i quali il mondo della musica ha voluto omaggiare Gaetano. Così come successe per Luigi Tenco nel 1982, fu creato il premio Rino Gaetano per una manifestazione canora che lanciava giovani promessi. Per diversi anni, per molti cantanti, si esibirono con le canzoni di Rino per ricordare l'artista scomparso. Nel dicembre del 2002 la famiglia Gaetano vendette all'asta l'ukelele con il quale Rino si era esibito al festival, donando il ricavato per finanziare la costruzione di un centro medico per bambini in Sierra Leone. Era il 2004, quando la Giunta Comunale di Roma intitolò una piazza al cantautore, nella quale fu eretta una statua bronzea che ritraeva il cantante con il frac, il cilindro e il suo amato ukulele, così come aveva partecipato. Nel 2007 fu creata dalla RAI un'affiche per ripercorrere la vita del cantautore, affiche che tra l'altro ha suscitato diverse polemiche. Ma le iniziative non finiscono qui. È pazzesco il numero di queste organizzate da enti, comuni, associazioni, tutte nel ricordo di Rino. Mi alzo la mattina con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po'. Finisce invece qui la storia di questo artista, ricca di dubbi, di polemiche, di attriti, contestazione al sistema, che Rino esternava tramite le note. Esternazioni che hanno comunque portato Gaetano al successo fino a quel maledetto 2 giugno 1981, come dire, breve ma intenso. L'abbraccio che do a Rino è lo stesso con il quale ringrazio tutti quelli che con passione hanno seguito tutta questa storia. A tutti un caro saluto.